Salve a tutte, allora dolcezze, eccomi qui, sono tornata con un altro video e questo è un video molto importante che vi avevo promesso anche già da un po' di tempo. Allora, questo video parleremo, diciamo, del problema dei brufoli e del mio intervento laser, anzi dei miei interventi laser. Allora, cominciamo con dei piccoli consigli che vi do per la cura della pelle. Allora, prima cosa, ragazze, una cosa fondamentale è questa, cioè che il viso è continuamente a contatto con l'ambiente esterno, quindi in realtà anche quando noi usciamo e comunque tocchiamo qualsiasi cosa in giro, mettiamo le mani in viso, lo facciamo tantissime volte al giorno, sicuramente tutte lo farete, che cosa succede? Che i batteri entrano nei nostri pori. Ma i batteri entrano nei nostri pori anche con l'acqua del rubinetto. Ebbene sì, ragazze, l'acqua del rubinetto ha al suo interno dei batteri. Quindi io vi do un grosso consiglio: se vi truccate varie volte al giorno, cosa che si dovrebbe fare? Perché quando uno esce e poi torna a casa non dovrebbe rimanere tutto il giorno truccato, ma dovrebbe struccarsi. Quindi, se è come me, si strucca e si ritrucca in continuazione, vi consiglio di non utilizzare l'acqua del rubinetto, ma di utilizzare l'acqua delle Flebo, che è l'acqua termale. Quella contenuta nel barattolino come questo. Costerà su 1,50 euro, 1,30 euro e dura tantissimo tempo. Quindi va messa sulle salviettine e vi struccate tranquillamente. Un altro struccante che vi consiglio, che è ottimo sia per il viso che per gli occhi, che però è un po' più aggressivo dell'acqua termale, è questo qua dell'Avenue. Ragazzi, scusatemi se non so se dice Avenue o Aven, comunque io la chiamo Avenue. Ed è un gel che costerà intorno ai 10 euro se non erro, appunto un gel struccante ed è un gel che serve anche per le pelli grasse, quindi è davvero ottimo. Poi, andando avanti, io adesso vi consiglierò e vi farò vedere delle creme che io ho utilizzato e che mi sono servite tantissimo e hanno risolto il mio problema con i brufoli, perché io davvero, ragazzi, ero pienissima, li ho avuti per 2-3 anni e stavo veramente male. Quindi vi consiglio queste creme che a me sono state prescritte dal mio dermatologo. Naturalmente è un consiglio, io non sono un chirurgo, anzi, assolutamente, se voi decidete di comprare una delle creme che io vi consiglio, chiedete successivamente, anzi, prima di comprarle, chiedete se va bene per la vostra pelle. Mi raccomando, ragazze, ok? Quindi cominciamo. Allora, due creme fondamentali, due, ne ho fatte quattro. In realtà sono quattro, però. Iniziamo dalla prima crema fondamentale che va bene anche adesso per l'estate ed è quella crema che vi serve assolutamente quando vi esce un brufolo e il giorno dopo dovete andare da qualche parte, perché è sempre così, ragazzi, i brufoli escono sempre nei momenti meno opportuni. Quindi questa crema qui va applicata la sera dopo la fase struccaggio, va applicata la sera sulla parte interessata ed è una sorta di antibiotico che costa intorno ai 18 euro. Ed eccolo qui. Il Dalacin. Questo qui va applicato sulla zona interessata la sera e la mattina a risciacquarlo. Poi, che cosa vi consiglio? Oltre questo, vi consiglio la mattina di utilizzare una crema. Anzi, i gel sono buoni, dei gel che vadano a detergere il viso, quindi a togliere tutto il sebo in eccesso che si è creato durante la notte, e in modo tale poi dopo da poter applicare una base trucco con una pelle molto più pulita e molto più limpida. Questo è fondamentale per il lavaggio del viso la mattina. Adesso non ho qui questa crema perché l'ho finita, quindi non posso farvi vedere il barattolo, così come anche di un'altra crema che dopo vi dirò. Ma vi scriverò nell'info box il nome di questo gel che io utilizzo, che è ottimo per le pelli grasse e per togliere il sebo che si è creato durante la notte. Quindi successivamente ve lo scrivo nell'info box, sia di questa che di quest'altra crema che vi stavo dicendo. Quindi, gel la mattina. Poi, ragazze, un'altra cosa, utilizzate un asciugamano che sia di seta o di lino se è possibile, in modo tale da far... È il caldo, in modo tale da far sì che i peletti dell'asciugamano, semmai di lana, non vadino a, vadano a dar fastidio appunto ai pori.
Quindi vi consiglio di prima cosa di non strofinare il viso quando lo asciugate e seconda cosa di prendere appunto un asciugamano che sia odilino o di seta. Andando avanti, ragazze, un'altra cosa fondamentale è la scelta del fondotinta. Ragazze, non scegliete fondotinta di marche che nessuno conosce, di marche con all'interno schifezze. Non sto qui a farvi l'elenco delle marche, ma non scegliete quelle marche di 2-3 euro al supermercato. Non per dire qualcosa a quelle marche, però cercate di utilizzare per il viso, almeno per le basi, non dico per l'ombretto, per il rossetto, ci sta che qualche volta uno compra delle cose, anche io lo faccio. Però per il fondotinta fate quella spesa al mese e vi dura tutto il mese, anche di più. Come a me, così con il mio Vichy. Vichy Derma Blend. Ed è anche correttore, quindi c'è cioè, più di questo e costerà intorno ai 23 euro. Però, ragazzi, 23 euro, cioè alla fine vi dura un mese e mezzo, ve lo assicuro. E quindi non fate caso al numero, perché il numero naturalmente è quello, diciamo, che utilizzo io. Questo è ottimo, anche il mio chirurgo lo pensa. Naturalmente, ottimi prodotti sono consigliati dal dermatologo e dal chirurgo. Però vi ripeto, anche se sono consigliati da loro, può essere che per voi non vadano bene, quindi chiedete prima di comprare. Poi, quando ho fatto la cura per i brufoli, cioè per toglierli, queste adesso sono le creme che io utilizzo per mantenere il viso abbastanza pulito. Per togliere tutti i brufoli che avevo sul viso, ho fatto una cura particolare con anche degli integratori e un antibiotico che è il Minocin. Non vi consiglio naturalmente l'antibiotico perché c'è proprio una prescrizione, quindi non posso assolutamente consigliarvelo. Però vi consiglio le due creme che ho utilizzato, una per la sera ed una per la mattina, che sono davvero un toccasana, soprattutto questa qui, che è la crema Mask Plus. Grazie, il gel è davvero ottimo. Mask Plus, che va messo la mattina, dopo aver deterso il viso, va messa sulla zona interessata, una piccola goccia. Mask la mattina in abbinato, poi abbiamo il Lipo Skin Crema che va messo invece la sera. Queste sono le due creme che ho utilizzato durante la mia cura insieme all'antibiotico. Poi un'altra cosa che voglio dirvi, davvero importante, è il laser. Allora, perché parliamo di questo laser? Il laser su internet, io prima di farlo, diciamo, avevo girato un po' vari siti, avevo cercato un po' di informarmi, non è tantissimo conosciuto, forse perché non è più chirurgia estetica, ma è proprio chirurgia plastica. Allora, ragazze, come potete vedere, io sul viso ho dei segni, delle cicatrici. Le cicatrici, ragazze, purtroppo a me che ero rovinata davvero, cioè veramente ero rovinata, le cicatrici non vengono via. Quindi, che cosa ho fatto? Ho fatto queste ricerche, ho trovato questo strumento di chirurgia estetica che è veramente utile, che è il laser CO2 frazionato. Allora, il laser CO2 frazionato non è una cosa che vai lì, fai una seduta e ti risolve il problema. Purtroppo non è così. Il problema si risolve più o meno in un anno, perché la pelle ha bisogno del suo tempo per far sì che si rigeneri. Le sedute vanno da 2 a 4-5. Purtroppo il costo non è basso, però è l'unico strumento di chirurgia plastica che fa sì che il viso ritorni come nuovo. E diciamo che i costi dovrebbero andare dai 200 euro ai 500 euro più o meno, siamo su quella cifra. Allora, io per la mia esperienza personale dovrei fare 4 sedute e ne ho fatte fino adesso 3, quindi ad ottobre avrei l'ultima perché in estate non si può fare perché la pelle diciamo, ha bisogno, la pelle ha bisogno di essere protetta, quindi con il sole e con il mare non è proprio il caso. Allora, del laser leggerete su internet che non è doloroso, che è fastidioso, ragazzi, è doloroso. Ok? Allora, io sono una persona che sopporta tantissimo il dolore.
Ho sopportato anche questo, cioè per me non è dolore, veramente per me è fastidio, però forse per un'altra persona sarebbe abbastanza doloroso, perché è una sorta di, sono tanti impulsi che vengono fatti appunto con questo laser e va a bruciare, diciamo, le cicatrici, cioè nel senso va ad incidere sui vari segni, quindi sui vari buchi, per far sì che cada, diciamo, lo strato di pelle non buono e se ne ricrei uno migliore. Quindi che cosa succede? Che quando vai a bruciare il viso si forma una crosta, si fa un rossore assurdo e successivamente deve formarsi la crosta in modo tale che possa nascere sotto a nuova pelle. Per fare tutto questo ci vuole più o meno una settimana, nel senso che il laser lo fai il giorno, poi devono passare più o meno 10 giorni per far sì che la pelle ritorni normale. Devi in quei giorni curarla tantissimo con le varie creme che vi ho fatto vedere, eccetera, ma anche di più. Io facevo la medicazione con le garze, eccetera, 2 o 3 volte al giorno. Ah, anzi, ragazzi, vi do un altro consiglio che mi sono ricordata adesso. Di utilizzare più che i dischetti struccanti le garze perché sono molto più buone delle salviettine. Chiusa parentesi, tornando a noi, il laser dura più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, appunto diventa sempre della gravità, ragazze. A me, l'ho detto, era abbastanza grave la situazione, quindi è durato anche 20 minuti a volte, non è stata poi così piacevole questa cosa. Dopo i 10 giorni tutto torna normale, purtroppo se ne fa uno al mese, quindi dopo i 10 giorni di convalescenza stai di nuovo con l'ansia che devi rifarlo, quindi per 10 giorni stai di nuovo così e non è questa grande bellezza. Però ragazze, veramente, io adesso ne ho fatti 3 e vi assicuro che prima stavo molto peggio, purtroppo deve passare ancora un anno per far sì che il mio viso sia completamente pulito. Già è stato pulito dai brufoli con quelle creme che vi ho fatto vedere, veramente tipo ne avrò uno o due quando mi deve venire il ciclo, sono sotto esame, cioè tipo adesso sono un po' più inguaiata tra virgolette col viso perché a breve dovrò avere le mie cose e quindi niente ragazze, io vi consiglio di correre ai rimedi perché il viso è il nostro biglietto da visita, quindi se avete la mia stessa problematica, o ancora peggio, vi consiglio di fare il laser. Però per prima cosa vi consiglio di curare la pelle sempre. E queste sono le mie creme preferite, sono i consigli che vi do, cioè nel senso lavate il viso la mattina con la crema che vi scriverò qui sotto, il gel. Poi successivamente mettete la crema solare, mettetela sempre, perché i raggi UV fanno malissimo alla pelle. Quindi vi consiglio di metterla sempre. Tanti piccoli accorgimenti che fanno sì che abbiate un viso più limpido e pulito ed è un'ottima cosa. Però parlando di prodotti, poi tra le altre cose voglio accennarvi questo fatto, e cioè che a breve farò un video sulla Essence, perché della Essence se ne parla in continuazione, cioè nel senso anche su YouTube ci sono tantissimi video sulla Essence, sul fatto che non sia buona, sul fatto che comunque è una... È low cost, eccetera. Io sono una fissata per il viso, proprio per questa ragione, perché comunque spendo dei soldi per abbastanza soldi per far sì che sia come nuova. Quindi le creme le scelgo abbastanza bene. Cioè, mi metto lì dietro, mi leggo tutte le cose e vedo ciò che può essere utilizzato e cosa no. Quindi vi farò anche un video sulla Essence, penso che il prossimo sia su quello, sui prodotti che io utilizzo della Essence e sui quali non vi consiglio di comprare. Quindi ragazze, niente, adesso vi lascio e vi scrivo tutte le informazioni nell'info box e vi lascio anzi con questa domanda, cioè oltre al fatto che il 6 avrò un evento e vi porterò con me, penso di fare un vlog. Non voglio anticiparvi niente, forse qualcosa ve lo anticipo sul blog. Un'altra cosa importante è questa, che io l'11 agosto parto. Ok? Parto e ho deciso di fare un vlog dei miei viaggi, perché penso che siano stupendi, perché ho visto, seguo, diciamo, delle youtuber che fanno i vlog sui viaggi ed è fantastico. Quindi vado in vacanza. Anzi, perché non mi scrivete anche nei commenti secondo voi dove vado? Vi dico che la moda
aleggia in quei luoghi. Non solo la moda, diciamo, di vestiti, eccetera, ma è anche un luogo molto importante per il cinema. Ed è una nazione molto grande e fa parte della comunità europea. Detto ciò, non vi dico più niente, vi lascio e ci vediamo nel prossimo video.